Pistillice? Come Pistillice oggi? Sì, Ma sei avevamo sicuro? appuntamento. Non era venerdì prossimo Pistilli? E invece è questo venerdì, a Ah, quanto pare. mi prendi Sei per... Ma impreparato. scusa, oggi è San Giovanni, che c'entra Franchino nostro, mo? Magari ha un secondo nome. Colleghiamoci con Pistilli. Dottor Francesco Pistilli, ben ritrovata, la vediamo bello sorridente, perché lei è passato dal Lido Piazza Kennedy, ha visto che stiamo attrezzando il Lido con gli ombrelloni, perché c'è qualcuno che si è lamentato che non c'è l'ombra. Bisogna avere la fantasia a disposizione, dottor Pistilli, non sempre criticare. E quindi, anziché criticare, noi abbiamo provveduto agli ombrelloni. Che ne pensa di questa idea? È un'idea geniale, a dir poco. E tu, il dottor Pistilli sa benissimo che le mie idee sono sempre geniali, ecco perché noi andiamo d'accordo. Inizia Perché sempre lui è con la un genio captatio della politica, io sono un benevolentiae. genio delle onde elettromagnetiche, dell'informazione, ognuno ha la sua genialità. Messi insieme facciamo le cose straordinarie. Come straordinario vorrei che fosse l'incontro di oggi, non per noi, per i nostri telespettatori, che si devono arricchire di quanto il dottor Pistilli ci dirà a proposito, se non ricordo male, del cimitero comunale. Certo, credo che sia un argomento molto importante che riguarda indistintamente tutte le famiglie di una città. Dottor Pistilli, quindi fino alle 13:30 noi parliamo di questo argomento, dopodiché io ho da cucinare perché non ho nessuno che mi prepara la lasagna, glielo dico subito, io non ho la fortuna di avere qualcuno che mi prepara la lasagna. Come c'è la mamma che è un'ottima cuoca. No, da quando in contatto continuo con Anna Varato, mi fagiolini, rape, piselli, carciofi, i funghi al massimo, e è Va diventata, come si bene, dice, di solito la vegetariana. pasta al forno, di solito la pasta al forno è un appuntamento domenicale. Durante la settimana chiedere questo a tua madre significherebbe sottoporla ad uno sforzo per giunta dannoso per te, perché già stai ingrassando. Se continua a mangiare pasta al forno, ho paura che dovresti cambiare qualche taglia. Il mio amico direttore sanitario mi ha detto proprio ieri, ti vedo cicciottello, sono Lo rimasto vedi, male, sono rimasto male. Se un medico ti l'altro dice ti vedo giorno, cicciottello, sto pensieroso adesso. io ti ho incontrato l'altro giorno, Ed era ero San Luigi, cicciottello. ti ho fatto gli auguri, ma tu solitamente, proprio perché Gli hai auguri. il Gli braccino auguri sono... corto, non hai voluto neanche offrire un caffè, ma questo fa parte del tuo stile, forse anche per questo mi sei simpatico. Caro dottor Pistilli, ma se lei mi fa gli auguri il 22 giugno, come posso? È giusto, Francesco, mi fa gli auguri il 22 giugno per il 21. È arrivato un Che po' in c'entra? Meglio ritardo. tardi che mai. Poi l'importante è avere un pensiero. Ho Un capito. caffè costa al massimo un Ma euro e venti. non potevo offrire il caffè perché il caffè rende nervosi e quindi noi invece dobbiamo avere un argomento oggi bello su cui dobbiamo essere tranquilli e in silenzio, perché lì nel cimitero comunale operano in silenzio, tant'è che nessuno se ne accorge, dottor Pistilli. Io credo che ho buttato giù una cronistoria di questa vicenda con una serie di date e documenti che citerò, lasciando poi ai cittadini che ci seguono e che saluto naturalmente, le dovute riflessioni. È Prego. scontato che se qualcuno vuole contraddirmi, può benissimo telefonare in diretta e ci confrontiamo in diretta. Io sono pronto anche a ricevere questa costruttiva, benevola, sfida. Chiunque può intervenire e contraddirmi. Io sono sicuro di quello che devo dire. Ci mancherebbe. Prego allora, dottor Pistilli, andiamo avanti. Ma bisogna precisare una cosa, che qui si tratta dell'utilizzo di soldi pubblici, perché per garantire un servizio bisogna comunque mettere mano alle casse comunali, è scontato. La concessione in global service del servizio di gestione del cimitero comunale
è stata affidata come servizio il 1° agosto del 2020, quindi fra poco compie 2 anni dei 4 previsti, il cui importo a base d'asta era di 1.020.000 euro, quindi una cifra importante. Il periodo è 2020-2024. Noi, a distanza di un anno qua circa, il 1° giugno del 2021, abbiamo presentato una interrogazione per sapere se fossero rispettati gli obblighi contrattuali, perché è scontato che quando si bandisce una gara, la ditta vince la gara, deve ottemperare ad una serie di impegni assunti e che vengono riportati nella propria offerta. Riceviamo la risposta da parte del sindaco Carlucci e dell'assessore agli affari cimiteriali il 17 giugno del 2021. In sintesi, dicono, un anno dopo, stiamo verificando. Questi sono i documenti che noi abbiamo, che abbiamo anche affrontato durante i lavori dei precorsi consigli comunali. In data 28 settembre 2021, quindi a distanza di circa 2 mesi dalla prima interrogazione, presentiamo un sollecito per conoscere l'esito delle eventuali verifiche, perché se il 17 di giugno ci dicono che stanno verificando, dopo 2 mesi io ritengo che una amministrazione solerte abbia già fatto le dovute opportune verifiche. Nella seduta del Consiglio Comunale del 29 settembre 2021 viene discussa la nostra interrogazione, alla quale risponde per iscritto l'assessore Chimienti già in data 28 settembre 2021, comunicando che l'ufficio, a scadenza del terzo mese di attività, ha diffidato l'impresa ad eseguire tutte le attività e forniture. Questo viene riportato in una nota ufficiale dell'assessore Arramo. In data 25/11/2021 ripresentiamo un'interrogazione per conoscere gli esiti che ha potuto sortire la diffida. L'interrogazione viene discussa nella seduta di Consiglio Comunale numero del 22 dicembre 2021 e alla quale viene risposto che sono stati rispettati tutti gli adempimenti contrattuali. Questo il 22/12/2021. Sulla scorta di quello che ci viene riferito, e non abbiamo motivo di dubitare fino a prova del contrario, ci mancherebbe, abbiamo chiesto e sollecitato almeno 3-4 volte un sopralluogo congiunto. Perché congiunto? Qualcuno potrebbe anche dire, va bene, lei è un consigliere comunale, può benissimo effettuare un proprio sopralluogo. Un sopralluogo congiunto ha una validità, una efficacia di legge. Perché? Perché viene fatto, secondo la normativa vigente, deve essere fatto alla presenza del dirigente del settore. Quindi abbiamo chiesto almeno 3 volte un sopralluogo congiunto, ad oggi non siamo riusciti a farlo, se non una volta, però all'ingresso del cimitero non siamo entrati, non abbiamo potuto verificare effettivamente se tutti gli impegni assunti fossero stati rispettati. L'allora ingegnere Gallucci ci disse, va bene, ora sono arrivato da poco, mettetemi nelle condizioni di avere un po' il quadro completo della situazione, dopodiché faremo questo sopralluogo. Lo abbiamo sollecitato altre volte, nel frattempo l'ingegnere Gallucci è andato via ed è subentrato un nuovo ingegnere, al quale abbiamo chiesto non solo la verifica degli adempimenti contrattuali, ma anche un sopralluogo. L'ultima richiesta risale addirittura al 19 aprile del 2022. Ora,
io non ho motivo di dubitare che quello che viene riportato nella interrogazione del 22 dicembre debba essere messa in discussione, per carità. Però nel momento in cui il gruppo consigliare di minoranza chiede un sopralluogo congiunto, si va a fare il sopralluogo congiunto, perché noi cosa vogliamo verificare degli adempimenti degli oneri contrattuali? La gestione della luce votiva. Qualcuno dice che ci sono delle lamentele, perché molte luci sembrerebbe che siano spente o non funzionanti. Vogliamo andare a verificare questo? C'era un altro impegno, che era quello della custodia e messa in sicurezza dell'impianto. Vogliamo andare a vedere? Raccontano che ci sono fili volanti nel cimitero. È vero questo? Non è vero? Per legge occorre l'obbligo di tenuta del registro degli abbonati, che ogni 3 mesi deve essere consegnato all'ufficio affari cimiteriali. Esiste questo registro? Noi questo lo vogliamo verificare. C'è un obbligo al comma 9 della manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento alla normativa vigente delle attrezzature tecniche utilizzate. Dobbiamo verificare questo? Viene fatta, così come previsto dal capitolato, alla parte seconda, la manutenzione ordinaria per quanto riguarda quindi la verifica mensile degli impianti elettrici, idrici, fognanti e sanitari. È vero quello che raccontano, che i bagni all'ingresso non sono molto puliti? È vero quello che raccontano, che spesso manca la carta igienica? Queste cose le vogliamo andare a verificare, ma di certo per fare questo sopralluogo occorre anche la presenza dell'ingegnere. La parte terza del capitolato, l'articolo 17,13, prevedeva la fornitura e posa in opera entro un anno di numero 60 cipressi. Vogliamo andare a verificare, sono stati piantumati questi cipressi? L'articolo 23, lettera D, prevede l'installazione nell'ufficio del custode di un'apposita apparecchiatura elettronica con impianto microfonico da collegare all'impianto esistente con diffusione di motivi musicali o comunicazioni di servizio. C'è questo impianto? Per quanto concerne la pulizia della camera mortuaria, viene pulita sistematicamente? Chiedo scusa, dottor Pistilli, un attimo, mi sta arrivando una chiamata, chiedo scusa, dottor Pistilli. Prego. Felice? Felice, ti devo mandare in onda in diretta, chiedo scusa, perché... Sì, ti devo fare gli auguri in diretta. C'è... No, attenzione, sei in diretta. Auguri al nonno Felice da tutti noi. Auguri! Grazie, auguri! Grazie, grazie! C'è anche collegato il consigliere comunale Pistilli, che quindi a livello istituzionale può fare gli auguri a chi oggi diventa nonno. Nonno Felice Ferrulli. Dottor Pistilli, vuol dire qualcosa a Felice Ferrulli? È diventato nonno oggi e quindi nonno di, il nome lo possiamo dire o violiamo la privacy? Possiamo dire? È solo il nome dobbiamo dire, non diciamo il cognome, non lo so, possiamo dire solo il nome, si può dire? Certo, si può dire. Chiediamo a Pistilli, che lui ha studiato, quando era giovane ha studiato l'avvocato, si può dire solo il nome, il dottor Pistilli? Beh, credo di sì, a meno che lui non autorizzi ad poter fare anche, citare anche il suo cognome. Sì, e magari ci invita a pranzo a tutti quanti. Dottor Pistilli, non approfittiamo adesso. Esatto, come siamo con te, finalmente, ecco il mio compare. Non c'era nessuno fino ad oggi che mi offriva il pranzo, nemmeno il dottor Pistilli. Diceva sì, c'ho la lasagna, ma non ci ha mai invitato. Invece il compare
felice, ci invita a pranzo. Hai visto, dottor Pistilli? Quando diventa nonno è tutto diverso, dottor Pistilli. Perché nonno felice, a differenza tua, non ha il braccino corto. Ecco, e lo sapevo. Gli auguri al dottor Pistilli a felice, li possiamo auguri fare. Auguri felice, auguri di cuore. Bene, sono arrivati pure gli auguri del Consiglio Comunale, perché lui parla a nome del Consiglio Comunale, nessuno si potrà tirare indietro, e si tratta di auguri, allora, è giusto, Francesco? Non ho questa autorevolezza. E come, sì, chi è che potrà dire Pistilli non parlava a nome nostro per fargli auguri, è giusto? Auguri felici da tutti noi. Grazie, 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 buona giornata. Ciao Felice. Buona giornata. Buona giornata e auguri. Scusami, dottor Pistilli, chiedo scusa, prego. No, per carità. Prego. Dicevo, anche per quanto riguarda la parte offerta tecnica, il capitolato prevede 5 cicli annuali di disinfezione, 5 cicli annuali di disinfestazione, la deratizzazione da maggio a settembre, la pulizia con ghiaccio a secco, 5 interventi di idrolavaggio e sabbiatura del guano, lo sterco dei piccioni. Per quanto riguarda la manutenzione del verde, dovrebbero essere previste due unità lavorative in presenza giornaliera fissa. Le abbiamo. Questi interventi di pulizie e prestazioni aggiuntive che ho citato poc'anzi vengono fatti? Esiste una documentazione che le attesti? Noi non mettiamo nulla in dubbio, in discussione, ma ritengo, lo ribadisco anche in questa intervista, che il nostro compito è di indirizzo, di controllo e ispettivo, quindi dobbiamo anche andare a verificare come vengono utilizzati questi soldi pubblici. Rientra nelle nostre competenze, nel nostro ruolo, nel nostro status di consigliere comunale. Ma non solo. Sono previsti 2 interventi annui di disserbo a vapore. La custodia e la gestione amministrativa prevede 2 custodi che devono essere per giunta formati. È previsto anche un servizio di ispezione con il drone. Questo è previsto nel capitolato. E se la memoria non mi tradisce, addirittura come offerta migliorativa. È scontato che l'offerta migliorativa permette di avere una considerazione nella valutazione del progetto buona, migliore rispetto ad altri. Però è scontato che noi vorremmo vedere se c'è questo drone o meno. Per quanto concerne le lampade votive, io vi sto citando gli aspetti più importanti, quelli che quotidianamente chi va a trovare i propri cari al cimitero può verificare di persona, e comunque sono tutti quei servizi che rendono il cimitero, diciamo, più funzionale, più accessibile. Ora, noi abbiamo, per quanto riguarda il servizio delle lampade votive, il concessionario si è impegnato alla gestione del servizio avvalendosi di un tecnico di quinto livello, in possesso di attestato con qualifica PES. Sono delle qualifiche particolari. Ci sta questo tecnico, vogliamo vederlo? Poi dovevano essere modificati tutti i corpi illuminanti, e viene fatto questo, dovevano essere numerate tutte le fontane presenti nel cimitero. Per quanto concerne il cimitero, diventa il fiore all'occhiello della città nel momento in cui vi sono degli addetti che possano ottemperare a quelle che sono le incombenze giornaliere. È prevista la presenza di 8 addetti. Noi abbiamo 8 addetti al cimitero che dovrebbero essere così distinti. 2 operatori cimiteriali secondo livello. Ci sono? Lo vogliamo verificare. 3 operatori cimiteriali secondo livello.
Ci sono, lo vogliamo verificare. Due operatori cimiteriali terzo livello. Ci sono? Un operatore cimiteriale quarto livello. Ci sono 8 dipendenti al cimitero? Vogliamo andare a verificare questo? Inoltre, diciamo che agevolare le operazioni di tumulazione, inumazione, esumazione e altro, sono previsti entro un anno, noi stiamo già al secondo anno, un montaferretri ed è stata legata all'offerta la foto, 3 scale cimiteriali, un calaferretri. Di questi aggeggi sono state allegate le relative foto, una passerella perimetrale, una lettiga, un cassero da inumazione e 2 trabattelli. Vogliamo andare a vedere? Un carrello portaferretri, una spazzatrice uomo a bordo, idropulitrice, lavapavimenti e spaccabare. Tutti questi aggeggi sono stati tutti previsti nell'offerta e noi stiamo al secondo anno. Il calcolo qual è? Che se un bando di gara prevede un costo del servizio di circa 1 milione di euro, noi avremmo già pagato circa 450-500 mila euro. Ora, tutto questo è stato fatto, lo possiamo verificare, nessuno lo mette in dubbio, ma lo vogliamo andare a verificare, considerato che prima c'è stata una diffida, poi c'è stato comunicato che è tutto a posto, tutto in regola, noi vogliamo andare a vedere, questa è trasparenza. Non solo, per quanto riguarda i servizi aggiuntivi offerti, noi abbiamo un servizio assistenza per dolenti, persone diciamo in condizioni fisiche precarie, dove realizzare un gazebo. C'è questo gazebo, la fornitura di 2 sedie a rotelle per utenti con problemi di deambulazione e l'assistenza di un operatore. Voi che andate al cimitero, cari concittadini, che in questo momento state seguendo questa trasmissione che sta focalizzando le offerte per la gestione dei servizi cimiteriali, tutto questo lo avete riscontrato? È una domanda che faccio. Per quanto riguarda il servizio di primo soccorso, anche questo è previsto nei servizi aggiuntivi. Un lettino di acciaio c'è, un predellino c'è, un paravento c'è, una vetrina quattro ante c'è, gli operatori e custodi formati ci sono? Sono domande che noi ci poniamo. Abbiamo anche entro 18 mesi la installazione di un defibrillatore semiautomatico e naturalmente un dipendente che sia formato. C'è questo? Per quanto riguarda il servizio di sanificazione, doveva essere previsto un kit, tutto quanto, tutto questo è previsto. Ora, è scontato che noi ci troviamo, se tutto questo fosse messo in pratica, è stato messo in pratica, così sono ancora più garbato nella esposizione, vuol dire che il cimitero è il fiore all'occhiello della nostra città. E quindi c'è un impegno costante di questa amministrazione. Ora, nessuno lo mette in dubbio. Possiamo fare un sopralluogo per verificare questo? Se noi andiamo da soli, non ha valenza a livello istituzionale. E probabilmente ci verrà anche detto che andiamo a trovare la carta, magari poggiata per terra, per strumentalizzare politicamente la questione. Noi vogliamo andare con i tecnici addetti proprio per poter verificare queste cose. Perché, dico io, questo deve essere fatto? Perché la politica
o meglio, l'autorevolezza in politica ha la funzione di raccordo tra istituzioni e cittadini. L'autorevolezza in politica si dimostra con la competenza, la disponibilità, l'impegno quotidiano costante e rigoroso e la ricerca serena di un confronto qualificato con le minoranze. Dottor Pistilli, è chiaro, chiaro quanto sì, lei... Ma perché saper ascoltare, creare empatia è uno degli ingredienti della autorevolezza in politica, che si distingue dall'autoritarismo basato sul potere e sulla logica di numeri. Dottor Pistilli, ci scrive... Noi tutti in Consiglio Comunale abbiamo dei ruoli e vogliamo praticare o mettere in pratica l'autorevolezza della politica, dobbiamo confrontarci, affrontare i problemi, creare empatia, saper ascoltare il popolo ed essere da cordone ombelicale tra le istituzioni e i cittadini. Oh, dottor Pistilli, detto questo, ci scrive una telespettatrice: a Palo del Colle da oltre 10 anni sono disponibili 2 sedie a rotelle al cimitero. Vabbè, da qua io arriviamo sempre qualche anno dopo, l'importante è arrivare se ci sono le sedie. Però il nostro tempo a disposizione si è esaurito, è terminato. Quanto detto al dottor Pistilli è stato così chiaro che l'ho capito anche io. Chiarissimo. Tu l'hai capito? Assolutamente. Vediamo sì. Claudio che si è collegato. Si è collegato, guarda come abbiamo iniziato l'intervista al dottor Pistilli, è apparso Claudio. Ma Claudio è l'unico che mi sostiene anche moralmente. Tanto è vero che se fosse per Claudio io parlerei 24 ore su 24. Voi mi avete fatto parlare il primo giorno 1 ora e un quarto. La seconda volta 1 ora, la terza volta 45 minuti, ora siamo arrivati a mezz'ora. La prossima volta mi darete 10 minuti. Perché ci sarà la prossima volta, dottor Pistilli? La vostra antipatia nei miei confronti. Dottor Pistilli, ma e mi piace il dottor Pistilli, però il problema non è che deve piacere a me. Deve piacere ai telespettatori, perché l'audience si deve tenere alto. Quindi, dottor Pistilli, noi... verificheremo l'audience di questa puntata. Se l'audience è aumentato rispetto a quello di ieri, mettiamo, e noi dobbiamo ritornare a dare più minuti al dottor Pistilli. Ogni telespettatore in più, un minuto in più al dottor Pistilli. Ma soprattutto, dottor Pistilli, ma noi possiamo adesso rivederci la settimana prossima. Che altro abbiamo di sul cimitero comunale? Ci sono delle domande da fare? No, io ritengo abbiamo detto la tutto. Settimana prossima dovremmo affrontare il problema, ed è molto importante, il problema della diciamo soluzione energetica. Anche lei sulla soluzione energetica, dottor Pistilli. È stata adottata una delibera. Ah, dal Comune di Acquaviva, in Consiglio Comunale? Al Comune di Acquaviva. È stata adottata una delibera in base alla quale si sono previste una serie di possibilità di energia alternativa. Ma dottor Pistilli, di giunta o di consiglio? Di giunta. E dovevano scadere le domande, coloro che fossero interessati, dovevano presentare domanda, se non ricordo male, ma il fascicolo non ho sotto mano, entro il 20 di maggio. Noi abbiamo presentato un'interrogazione per sapere, perché si prevedono istanze per quanto riguarda l'eolico, il fotovoltaico, è il biogas. Vabbè, dottor Pistilli, di questo, dottor Pistilli, ne parliamo la settimana prossima. Vediamo adesso la mia agenda, se c'è un buco libero, liberamente parliamone, e sicuramente inseriamo il dottor Pistilli se è compatibile con i suoi impegni istituzionali, personali, qualsiasi genere. Ma soprattutto una domanda ho necessità di farle a nome anche di tutti coloro che ci seguono. Tutte quelle osservazioni che lei ha posto sono state poste anche con l'interrogazione? Precisiamo una cosa, sono cose che ha scritto. Noi abbiamo un compito che è quello di rasserenare gli spiriti più sensibili. Noi abbiamo presentato delle interrogazioni alle quali è stato risposto. In una prima fase stiamo verificando, in una seconda fase che sono state fatte delle diffide, in una terza fase che è tutto a posto. E noi non lo mettiamo in dubbio.
Quindi io ho soltanto sollevato una serie di adempimenti che erano previsti per contratto e non mettendo minimamente in dubbio la disponibilità, la trasparenza, l'impegno di funzionari, politici e impresa, vorremmo soltanto verificare tutto questo. Ho capito, ecco, abbiamo sollecitato 3 volte un sopralluogo. Ho capito. Siamo certi che è tutto a posto. Ci fate toccare, ecco, siamo come San Tommaso, potremmo vederlo con mano. È chiaro, farlo. È chiaro, ora ho capito bene il concetto, ora ho capito bene. Ci salutiamo, dottor Pistilli, e quindi a breve, o meglio, la settimana prossima ci rincontriamo. No, che... vi informerò se ci hanno concesso finalmente un sopralluogo. E non si sa mai, nel frattempo, e magari... Sì, però da aprile, ora siamo quasi a luglio, ed è la terza volta che lo chiediamo. Va bene, ci aggiorniamo, dottor Pistilli, chiudiamo subito il numero. Grazie, buon pomeriggio a tutti, anche ai telespettatori, e grazie per avermi dato la possibilità di essere presente, seppure da remoto, nei vostri studi. E anche le altre volte è stato da remoto. Sì, certo. Non è meglio, chiedo scusa, dottor Pistilli, lì c'ha... Come mio fratello c'ha sotto la tavola qui, alla scrivania, la bevanda, la cannuccia, qualche cosa, e può approfittare. Stando nello studio, qua non c'è nulla da sgranocchiare, dottor Pistilli. Vabbè, ma là basta fare qualche gradino che arrivi già alla cucina di mamma. È vero? Sì. Vecchia volpe. Si vede che lei è un politico navigato, dottor Pistilli, ma d'altro non c'è bisogno di sottolinearlo. Un saluto a lei e a tutti i suoi cari parenti, grazie, amici, anche a voi, colori, i quali collaborano con lo studio e col dottor Pistilli, perché certamente non è solo frutto suo quello che fa, lo fa con uno staff, penso, con un'organizzazione che collabora con lui. Grazie dottor Pistilli. Certamente i miei collaboratori sono meritevoli di considerazione e rispetto per il loro spirito di sacrificio e per la competenza e dedizione. Sì.